Questo è un Parlamento largamente rinnovato. Scrolliamoci di dosso ogni indugio nel dare piena dignità alla nostra istituzione che saprà riprendersi la centralità e la responsabilità del proprio ruolo. Facciamo di questa Camera la casa della buona politica. Facciamo di questa Camera la casa della buona politica. Rendiamo il Parlamento e il nostro lavoro trasparenti anche in una scelta di sobrietà che dobbiamo agli italiani. Ho dedicato la mia vita alla lotta alla mafia in qualità di magistrato e devo dirvi che dopo essermi dimesso dalla magistratura pensavo di poter essere utile al paese in forza della mia esperienza professionale nel mondo della giustizia. Ma la vita riserva sempre delle sorprese. Oggi interpreto questo mio nuovo e imprevisto impegno con spirito di servizio per contribuire alla soluzione dei problemi di questo Paese. Ho sempre cercato verità e giustizia e continuerò a cercarle da questo scranno, auspicando che venga istituita una nuova commissione d'inchiesta su tutte le stragi irrisolte del nostro Paese. Laura Boldrini è la testimone dell'oltraggio, delle ferite che vengono inferte ai diritti umani in tante parti del mondo. E questa testimonianza oggi al vertice di Montecitorio restituisce alla politica un volto pulito, una freschezza, una capacità appunto di emozionare l'opinione pubblica. Credo che oggi abbia vinto davvero l'Italia migliore. Certo, molto molto soddisfatto. Noi abbiamo avanzato a tutto il Parlamento due candidature di grandissimo profilo, candidature di cambiamento con un forte radicamento di un'esperienza sociale, con un profilo civico, morale indiscutibile. Le abbiamo offerte, le offriamo alla valutazione del Parlamento. L'elezione adesso di Laura Boldrini è per me, per noi, una grandissima soddisfazione. Beh, insomma, certamente la nostra posizione politica è molto lontana da quella della Boldrin. Mi sembra anche che abbia fatto un discorso a tratti condivisibile, a tratti anche molto ideologico. E se mi posso permettere di dirlo, questa i grillini li scavalca sicuramente a sinistra. Ma il Senato oggi pomeriggio ha eletto presidente un grande italiano, un uomo di legge, un uomo di giustizia. E l'ha eletto con i voti decisivi del Partito Democratico e così come era successo stamattina alla Camera dei Deputati con l'elezione dell'onorevole Boldrini, anche lì una grande italiana e credo che sia un giorno molto, molto importante per la nostra democrazia. Prendiamo atto del risultato della votazione e auguro al Presidente Grasso di svolgere al meglio il suo mandato. Il risultato è chiaro, se Bersani volesse fare un governo, nemmeno il parziale soccorso grillino gli darebbe una maggioranza che potesse far nascere un suo governo, perché anche i 137 voti, prendendoli per buoni, ma non potrebbero essere automaticamente replicati su un governo, non consentirebbero al governo di nascere. Quindi sappiamo che Bersani e il PD non possono fare un governo. In merito al voto al Senato, il gruppo ha continuato nella sua linea e all'unanimità ha deciso di non votare Schifani. Ecco, c'è qualcuno che probabilmente nell'urna nella cabina ha votato secondo coscienza, perché non se la sentiva appunto di veder ripetere l'elezione di una persona come Schifani al Presidente del Senato. Siete dei poveri ignoranti stupidi. Ma vai.